Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi faremo un piccolo off topic invadendo un pezzo di storia dell'home computing in Gran Bretagna. Sinclair ZX Spectrum contro Amstrad CPC 464. Oggi in questo podcast faremo una retrospettiva tecnica parziale su due dei computer ad 8 bit inglesi che erano disponibili sul mercato britannico dal 1982 in avanti. Nel 1982 in Italia c'era il Commodore VIC-20 e poi arrivò, diciamo, l'Apple II. Successivamente anche il Sinclair ZX Spectrum, il Commodore 64, Apple II e Apple IIc. Nel mercato inglese dal 1982 c'erano le due corazzate americane dell'home computing, Commodore ed Apple. Poi c'era il Sinclair ZX Spectrum, poi BBC Acorn Master e poi l'Amstrad CPC 464. Allora, per dovere di informazione, il Sinclair ZX Spectrum fu proposto sul mercato dalla Sinclair dal 23 aprile del 1982 al dicembre del 1992. Il Sinclair ZX Spectrum ebbe 10 anni di ciclo di vita di prodotto. Inizialmente ebbe a scontrarsi sul mercato inglese con il Commodore VIC-20, poi anche con il Commodore 64 e anche addirittura con l'Amiga 1000. Ora, mentre l'Amstrad CPC 464 fu proposto inizialmente sul mercato inglese dal 1984, quindi 2 anni dopo l'uscita del Sinclair ZX Spectrum, e l'Amstrad CPC 464 rimase sul mercato sino al 1990, praticamente con 6 anni di vita di ciclo di vita di prodotto. Il Sinclair ZX Spectrum come era fatto? Cosa c'aveva? C'aveva la CPU Zilog Z80A da 3,5 MHz, 16K di RAM, che però erano espandibili sino a 48K, 16K di ROM, un'uscita RF, una tastiera da 40 tasti in lattice, scarsamente ergonomica, veramente un po' orrenda, e peraltro anche molto simile come design della tastiera dello ZX Spectrum ad una calcolatrice scientifica. Poi c'aveva una porta di espansione, 2 porte jack da 3,5 a cui si poteva collegare un registratore a cassette, ammesso che questo, diciamo, avesse un contatore, oppure ad un joystick proprietario. Non erano presenti chip audio o video dedicati. Risoluzione video 256x192 pixel, equivalenti a 85 colonne per 24 righe di testo. Prezzo circa 180 sterline. Il bassissimo prezzo di vendita del Sinclair ZX Spectrum è l'unica ragione che spiega la sua inusuale lunga vita di prodotto, oltre 10 anni, per una macchina che aveva, ecco, una tastiera identica ad una calcolatrice scientifica e che non poteva nemmeno pilotare una tastiera QWERTY esterna. Né tantomeno lo ZX Sinclair Spectrum poteva gestire una stampante. Però, nonostante questo, trovò un buon successo commerciale anche nei paesi comunisti dell'ex cortina di ferro, in cui appunto lo ZX Spectrum fu venduto e addirittura costruito in versioni locali. Lo ZX Spectrum fu ampiamente utilizzato nel campo dei videogiochi, con più di 12.000 titoli. Però la maggior parte dei videogame necessitavano di almeno 48K di RAM. Difetti? Beh, insomma, la tastiera obiettivamente era un cesso, relegava la macchina a livello di, ecco, bidoncino ambulante, in quanto la tastiera era scarsamente ergonomica. Il basic della Sinclair fu fortemente personalizzato dalla Sinclair per ovviare al fatto che il tastierino in lattice, poco diverso di una calcolatrice,
rendeva la programmazione scomoda e l'interazione con il computer, oltre che scomoda, era proprio frustrante. In un'epoca in cui non esistevano i sistemi operativi a finestre, quindi non c'erano né mouse né niente, né diciamo altri aggeggi intuitivi, di conseguenza tutti all'epoca si interfacciavano con i computer con un'interfaccia a linea di comando, per cui era necessario avere una tastiera ergonomica per poter lavorare al computer. Ecco, e ho detto tutto, perlomeno quasi tutto. Joystick e registratore e monitor erano opzionali sul Sinclair ZX Spectrum, però con l'uscita RF il Sinclair poteva essere facilmente collegato ad un televisore di casa, per cui un potenziale acquirente serviva solo un registratore dotato di un contatore ed un joystick. Cosa ci si poteva fare con un Sinclair ZX Spectrum? Ecco, era possibile programmarci con tanta pazienza, dato che l'interfacciamento continuo con un tastierino in lattice non ergonomico era veramente frustrante. E all'epoca, diciamo, la programmazione avveniva su tutti gli altri computer e anche sullo ZX Spectrum da una tastiera. Che questo lo ZX Spectrum, praticamente la tastiera, possiamo quasi dire che, ecco, quasi non ce l'aveva. Inoltre, comunque, con lo ZX Spectrum era possibile giocarci con divertimento, essendo il Sinclair ZX Spectrum dotato di 16.000 giochi e tante riviste dedicate. Ecco, non era dotato di integrati Word Processor Spreadsheet Database, per cui non era possibile farci ricerche di scuola, non era possibile collegarla ad una stampante, non era possibile plottarci funzioni, non era possibile farci grafici, non era possibile stampare ricerche o elaborati di test. Adesso veniamo al più dignitoso e completo home computer britannico, praticamente Amstrad CPC464, che è a mio avviso pienamente paragonabile al Commodore 64 quanto al BBC Acorn Master. L'Amstrad CPC464 aveva la stessa CPU dello Zilog, diciamo la stessa CPU Zilog del Sinclair ZX Spectrum, per cui diciamo il confronto storico tra il Sinclair ZX Spectrum e l'Amstrad CPC464 è effettuato. Dunque, l'Amstrad CPC464 aveva una CPU Zilog Z80A a 4 MHz, quindi viaggiava un pochino più veloce dello Zilog Z80 da 3.5 MHz del Sinclair. Poi l'Amstrad CPC464 aveva 64K di RAM, 32K di ROM, una tastiera QWERTY con tasti funzione colorati come Dio comanda, un registratore con il contatore in bando nella macchina, in più c'aveva una porta parallela, una porta joystick standard, una porta per floppy disk drive da 5.25, una porta DIN per un monitor esterno, un ingresso audio, un'uscita audio, una porta di espansione. Ecco, quindi era decisamente un bel computer per il tempo. Inoltre, come se non bastasse, c'era il chip video dedicato Hitachi HD6845 CRT con una risoluzione massima, udite, di 640x200 a 16 colori, oppure in formato test da 80 colonne per 25 righe, che era davvero molto, 640x200 a 16 colori. C'aveva il chip audio dedicato della General Instrument AY38919 con 3 voci, 3 ottave, un canale di rumore bianco, un altoparlante monofonico integrato. Inoltre era presente un chip ULA personalizzabile che si occupava dell'interrupt, del clock, del bank switching e di qualcos'altro. La macchina, ecco, era a mio avviso pienamente paragonabile con un Apple II, infatti l'Amstrad CPC464 aveva, oltre che al BASIC in ROM, poteva caricare anche il sistema operativo del disco, la AMS-DOS, ed aveva in ROM un assemblatore, prezzo 249 sterline.
cosa ci si poteva fare con un Amstrad CPC464? Ecco, le stesse cose che ci si facevano con un Apple II equipaggiato di registratore: programmare, giocare, fare ricerche di scuola ed all'occorrenza stampare su stampante d'aghi. Ecco, la gestione della produttività personale però con il CPC464 della Amstrad non era proprio paragonabile ad un Apple II, e gli Apple II solitamente erano venduti equipaggiati con il disk drive 2 esterni. L'Amstrad CPC464, diciamo, aveva in bundle un bel registratore, di conseguenza è più paragonabile a comunque al Commodore 64. E l'Amstrad CPC464 a mio avviso era superiore al Commodore 64, in quanto l'Amstrad CPC464 aveva il registratore in bundle di serie, mentre il Commodore 64 no. Inoltre l'Amstrad CPC464 aveva praticamente dei programmi di produttività personale come Word Processor, Spreadsheet e Database che permettevano un livello medio di produttività personale. Ecco, tecnicamente l'Amstrad CPC464 svettava come caratteristiche tecniche all'epoca rispetto al Sinclair ZX Spectrum. L'Amstrad aveva di serie appunto una tastiera ergonomica, un registratore, più RAM, più linguaggi, ed aveva la capacità di gestire disk drive da 525 e gestire stampanti, tutte cose che non c'erano sul Sinclair ZX Spectrum. Insomma, l'Amstrad CPC464 nel 1982 era un home computer completo, adeguato, anzi 84, pardon, adeguato ai tempi, una soluzione hardware paragonabile a quella che i pazzi furiosi della Olivetti ebbero a proporre in Italia dal 1988 con il Prodes PC128, mentre nell'87 era uscito l'Amiga 1000. Ecco, nel 1984 l'Amstrad CPC464 era adatto ai suoi tempi, nel 1988 l'Olivetti PC128 non era adatto ai suoi tempi. Ok, il primo computer della serie Amstrad CPC fu il 464, presentato nel 1984, fu proposto commercialmente come il successore del Sinclair ZX Spectrum o del Commodore 64. Tuttavia, a causa della uscita commerciale più tardiva di 2 anni nel mercato europeo del segmento home computing computer ad 8 bit, la serie CPC Amstrad non raggiunse mai i volumi di vendita dello Spectrum o del Commodore 64. Tuttavia l'Amstrad 464 ottenne 2 milioni di pezzi venduti, più o meno tanti quanti ne ebbe a vendere il Commodore VIC-20 nei primi anni di vita del prodotto, mentre tutta la linea CPC Amstrad, composta anche dai modelli successivi con un aggiornamento della piattaforma 464, ottennero un altro milione di pezzi, con i risultati in totale di vendita che ebbero a raggiungere da vicino i livelli di vendita del Commodore VIC-20. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.